Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con la 69esima puntata della serie Midwest. Qui un po' alla volta stiamo andando avanti con i numeri. Siamo in compagnia di Chris. Ciao a tutti. Qui pronto in pole position con il rimorchio per la raccolta dei nostri due campi di barbabietole, che finalmente dopo molto molto tempo che li abbiamo seminati è passato veramente un bel po' di tempo, tra i variati lavori, i campi del Luana, insomma è tutto quello che c'era da fare, siamo stati molto impegnati. Dopodiché dovremmo avere Franz in giro a qualche parte. Sì, sto arrivando. Ciao. E non so se ho saltato Marco per treccio di stalle che sta dando un po' da mangiare, facendo un pieno alle stalle, dato che adesso abbiamo anche raccimolato qualche patata di Mosterina, dei campi di Mosterina per suonare. E abbiamo dato anche qualche frutto della terra. Ma Marco, non ti bastava mica quella di Luana? Sì e no, nel senso che bisogna anche un po' cambiare il gusto a volte. E era amara? Sì, magari una pome un po' più meno amara, un po' più meno dolce, insomma. A buon intenditor, poche parole, come dici. Vedete, perché qua abbiamo poca zona di campo, bene fare due o tre giri di testa per girarsi un po' meglio. Stiamo andando via spediti, allora siamo già a 42%. L'idea è che anche qui dovrebbero venire su buonamente un buon numero di patate, e scusate, per la bietole, che poi insieme alle patate dovremmo riuscire a guadagnare molto, tenendo conto che abbiamo traviato poi dietro le quinte svariati campi, orzo, avena, tutta l'avena che avevamo anche da Mosterina, quindi abbiamo caricato, ultra caricato anche il mulino, perciò nelle prossime puntate andremo a veramente dovremmo recuperare un bel po' di soldi. Abbiamo tanta merce di silos, tanta merce in giro nei vari stabilimenti operativi, e quindi dovremmo recuperare molto molto denaro che poi sicuramente andremo a investire sulle stalle. Bisogna veramente aumentare la produttività degli animali in maniera esponenziale, se no qui non facciamo soldi. Intanto abbiamo questi macchinari a noleggio. Intanto però campare che pendenza. Marco, la vedo solo la cabina, dove sei tu? Era una pendenza. Pensavo che fosse sabbie mobili. No, continuava col peso così della macchina, continuava ad andare indietro. Recuperava più. Bisognerà chiamare Chong. Posso avere cosa che ha la trebbia. Vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, abbiamo altrettanto lavoro da svolgere. Qui bisogna aprire il condotto, ragazzi. 95%, 96, 97, 98. Oh, spigo il rimorchio. Vedi. Troppo vicino. 99,99999. Ok. Tentativi a 8 km orari, pieno, già pieno, sono ancora al 30% io.
Vado a scaricare. Sì, meglio se io fumerò dei rimorchi che ho avuto più. Qua sarà una gran pulsione. Allora, dopo delle lunghe raccolte, ormai stiamo per ultimare anche il secondo campo. Sono venuti fuori tantissimi litri e ci permetteranno sicuramente di dare un gran budget al nostro portafoglio e quindi riprendere un po' il giro, perché qua siamo rimasti con 22.800 tra un noleggio, una cosa e l'altra. Chi è che suona qua? Marco! Ehi! Dove vai? Oh, ecco! Occhio! Ma vai sempre a sbattere te! No, aspetta che non ho visto! I specchietti! Ma si è regolati male qua! Fermati! Dimmi! Senti che casino! È un macchinario importante questo. Anch'io ho una cosa importante, Marco. Sì. Sì. Cosa? Oh, le tegoline di soia che sono secche. Ah. Le teglie di soia. Sì. No. Sono secche, sono andato a... Sei andato a degustarle? A provinarle. Provinarle, vabbè. Ecco. Già a posto. E sei a posto? Bene. Allora guarda, finisco di raccogliere qui e dopo veniamo a trebbiare. Subito però, perché sennò mi cadono i chicchi per terra. Va bene, da tanto 4-5 minuti ho finito. Perché sono già troppo secchi. Ma adesso qui si viene avanti l'aguasso, quindi si umidisce un po'. Ma poi c'è la fai a trebbiare. Sì, ho la trebbia nuova adesso. Hai fatto soldi? Cosa? Hai fatto soldi? Soldi? No, ho fatto debiti più che soldi. Allora tieni. Va bene, vediamo dopo. Sì, ti aspetto a casa mia allora. Sì. Ah, va bene, anche, va bene, va bene. Il campo è di fianco a casa. Va bene. Se vuoi ti offro un tè. Va bene, dai, prendo come... una spremuta d'arancia. Oppure vuoi del succo d'ananas? Succo d'ananas... Vabbè, lo assaggio. Guarda, ti sto schiacciando l'occhio. Bom, più tutto. Bene. A dopo. Ya, dai che... Ciao. Dai che abbiamo quasi finito, che abbiamo lavorato qua, E ciò? Guarda che produzione. Abbiamo... penso che facendo due conti a spanne forse sfioriamo i 700.000 litri, Probabile. Adesso... Il tablet qui. Mi dice anche 800? Dal tablet? Sì. Anche 800? Esatto. Più quelli che stiamo raccogliendo adesso, saranno altri 20-30 millilitri, quanti sono? Bene, devo dire che... 17.000 litri. Oh, finalmente si può spegnere il macchinario dopo due giorni di costante raccolta. Ormai adesso qui è tutto da ripreparare, arare, concimare, buttare la calce. Uh,
E i maiali versi un po'? Se sono senza, diciamo che qualche litro si può dare. La terra 5% penso, 22.000 litri. Beh, allora hanno ancora qualcosa. Sì. Beh, allora. Guarda che bestia in macchina. Occhio! Dai che dobbiamo trebbiare soia, Luana. Oh, possiamo spegnere. Giù da questo e su da quest'altra. Barra soia adesso dove è stato imbuscato. Oh, eccoci qua, siamo arrivati. Guarda che trebbia grande. Hai visto? Passi qui, Michi. Sì, sì, Marco. Si passa, guarda, guarda. Attento, perché ho fatto la... Tombini mi ha fatto... Ah, ma cosa che ho messo qua? Tutta una siepe. È la siepe del pianto. Siepe del pianto? Eh sì, perché quando devi piangere ti metti così, guardi la siepe e piangi. Ha detto lui. Mi sganci qua senza che scenda. Arrivo. Vai. Hola. Allora sai, Marco, che anche mio nonno aveva la gnola così identica. Sì. Certo. E indovina quando l'ha venduta? Non so. 2 giorni fa. Ti interessava per caso? Beh, dipende quante ore di lavoro io, perché questa qua adesso ha poca roba, era un usato. Ma garantito. Lui l'ha comprata solo per passione e lavorava a 30 ettari e basta. Va bene, partiamo allora questa soia. Sì, sì. E tu chiusi i balconi. Già tutto chiuso, Marco. Perché cimici qua, ma ce ne sono tanti. Adesso dobbiamo vedere quanti ce ne sono. Ma prima sono andato a prendere le tegoline qui per portarle a verificare, ma non ne ho visti tanti. Vabbè, di solito sono sui bordi del campo. Vabbè, dai. No, hai visto quanti ce ne sono? Cosa? Teghe? Teghe! Cioè, è bene, vuol dire che ha fruttato bene, che ha... importante che siano grosse. È la marca del seme. Ho preso quello lì buono. Va bene, dai che partiamo. Guarda, polvere. Zessica. Te l'ho detto io. Attento, una pianta. Zessica. È un nuovo ragazzo questo. Eh? È un nuovo ragazzo. No, beh, tanti anni che noi... Nuovo, mai usato. Quanti anni hai? Tanti. È troppo vecchio. Esatto. E com'è che ti chiami? Berte. Ah, Berte. Esatto. Ma di nome? Sì, sì. E cognome? Berte. Berte. Esatto. Ah. Berte quadrato. E anche la graffa? Anche. Bene. Di solito quando la trebbia i lampeggianti che si accendono è piena. Non lo so come faccia Marco di solito, perché vediamo. Io lo scegli, accendi, fai scherzetti te.
Era per vedere se eravate pronti. Di solito si accendono all'80% del tank di solito. Di solito io faccio 85 così è un po' rapido a correre. È tutto chiuso, Verde! Porco! Hai paura che ti rubano le teghe? No, ho paura che qualcuno sbandi e vada a finire sul campo. Che previdente. Prudente. Va bene, proseguiamo qui la raccolta della soia. E dopo appena finita questa dobbiamo andare a trovare qualcuno, perché c'è l'uva da mosterina che dovrebbe essere quasi pronta, se non che sia anche già pronta. Quasi finito anche il campo di soia, abbiamo accumulato di qualche rimorchio, quindi devo dire che ha prodotto anche bene, senza un po' di umidità su qualche angolo più o meno, insomma, dopo tutto sommato verde è andato abbastanza. Dai, metti pochi cimici, è possibile. Sì, per fortuna sì, pochi cimici e... E anche con questa abbiamo bene. Oh là, finalmente un pochettino di silenzio. Aspetta che andiamo a vedere un attimo il silos di casa e anche per capire i quantitativi che si sono stoccati. Dunque abbiamo 116.000 litri di patate scorsa volta con il campetto lì di mosterina. Poi abbiamo 824.800 litri di barbabietole e questi qui sono i campi 53 e 54 che abbiamo raccolto appunto inizio montata e nella scorsa. Dopodiché abbiamo un po' di paglia, niente, soia, sembra, dove è andata a finire qua, soia all'inizio, 35.600 più adesso deve arrivare un altro rimorchio, altri 13.000 litri. No, tanta roba, 48.000, 48, 50.000, però si sa, soia produce sempre qualcosina in meno. Ripieghiamo la trebbia e andiamo a vedere per informarci per quanto riguarda la raccolta dell'uva, che è ora di raccogliere l'uva, sostanzialmente. Marco! Marco! Ehi! Ma com'è che hai trebbiato qui? Perché? Ma guarda! Ma dove? Qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambe qui. È per campionatura del raccolto. Ancora? Eh sì, perché va fatto delle analisi. E l'altro ciuffo in fondo? Anche perché va fatto su qualche, su vari lati del campo. Anche l'altro? Poi, quattro cantoni. Non proprio cantoni. Poi... Ecco, ecco che la strisci! No. Beh, finché è roba tua, va bene. Dai, vieni qui che ti aggancio. Attenzione che agganciamo il rimorchio. Vieni, vieni! Vieni! Posta il timone, devi stare più a destra! Vieni! Vieni! Oh! Ma troppo! Devo andare avanti! A posto! A posto! Però... Aspetta! Aspetta! Mi tiro via dal campo che dopo sennò si sfonda! La macchina! Oh! No, oh, è un po' sete perché con tutta questa polvere. Andiamo a bere qualcosa, dai, che ti offro qualcosa. Andiamo un giusto d'acqua, dai. Faccio vedere anche una cosina. Ma ascoltami qua, ma sì. Tombi. Eh. E questo se l'ha dimenticato?
Mi sa proprio che sì. Perché ti doveva mettere la macchinina qui. Ti doveva manutentare le gorne. Ma no, le gorne, non doveva manutentare niente qui. Aspetta che gli facciamo un colpo di telefono che non perché si sia dimenticato. L'antenna è ancora in piedi dritta. Sì. Non si è afflosciata in giù. Per cui non ha servito niente andare lì. Dovevi pulire i camini. No? Allora perché ti ha lasciato così? Aspetta che sentiamo, aspetta un attimo. Prova a sentire. Intanto vai a prendermi qualcosa da bere che ho sete. Va bene. Andiamo. Se risponde perché guarda, 5 e mezzo, 5 e 4. Sperarsi che sia da. Pronto, Tom Bing? Sì, chi parla? Sono F Marco 95. Ah, buonasera. Ascolta, per caso ti manca un diciamo un JCB, una sì. Palla telescopica? Sì, sì, l'ho lasciata lì dalla signorina, signora. Ha detto che voleva un attimo pulire le gronde. Ah, aveva detto che doveva pulire le gronde, ok. Adesso sì. Si sarà dimenticata, perché mi ha detto che non doveva fare niente. Anche perché appunto c'è l'autunno, cadono le foglie, si intasano tutte, voleva un attimo fare una pulizia prima dell'inverno. Beh sì, anche perché qua c'è qualche albero grande in zona, quindi... Va bene, adesso gli dico, se no casomai domani vieni a prenderla, se non senti sì, niente. Sì, esatto, se è a posto o se deve finire o vuoi che finisca io, passo. Bom, bom, bom. Oro. Bene, ciao. Saluti. Allora mi ha detto che dovevi pulire le grondaie. Ah, adesso ho capito, perché qui in angolo, la gorna qui, quella lì alta dove c'è il condizionatore, sì, è caduto un piccione. Si è incastrato un piccione nel tubo. È caduto. Mi sbaglio. Ti è intappata la gorna. Allora devi andare a sistemare. Sì, non io, perché io ho paura che cioè soffro di vertigini. Ah, ma lui pensava che dovessi farlo te? Ma io gli ho detto che non vado su in alto così. Beh dai, dopo gli mando un messaggio che venga qui a fare. Ho capito che mi piace star sopra, ma non l'alto lì. Bom, 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 bom. Tieni qua il succo d'ananas. Oh, fammi. Piace? Che buono. Sì, sì, dai, buono, buono. È dolce? Sì, ho sentito un po'. Non ti dico cosa fa dopo. Mm-hmm. Ascolta, hai visto cosa mi ha dato in erede, in eredità mio nonno? Cosa? Guarda, guarda. Sto albero di cassia qua. Oh, questi qua me l'ha regalato il mio bisnonno, questi qua. Ah, ok. Mi ha regalato questo. Guarda che bello. Un bancale di uvi. Ah no, le ormai uova. Saranno andati anche a mai? Sì, quelle lì sì, infatti li ho messi lì per portarli fuori dalla spazzatura qua. Mm. E poi passa nel turbino. Nel turbino. Ma che cassetta è? Cosa? Questo. Questa. Questo qua è un'ispezione. Ah, quella lì perché a che pari i topi. Ah, su quel muro? Sì, vedi che mi hanno mangiato lì sopra la tavola. Mamma mia, ma sono procioni questi qua, no topi? Ma approcciano bene anche, perché per arrivare in alto lì... Vabbè. Guarda, guarda, dai. Guarda che bello. Ullala. È un Porsche. Addirittura, è vecchissimo sto qua, d'epoca proprio. Ma ti piace? Sì, beh, guarda, tutto tondeggiante così, Porsche diesel, ma vai in moto! Provalo, provalo. Vediamo se vai in moto. Hai sentito che motorino che mamma è? Mamma mia! Senti che rumore! E funziona ancora? Sì, sì, senti, senti. Oggi, 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 oggi. Piano piano che è un po' lento di frenata. Ma secondo te con questo qui riesco a farmi il campo qui? Campo dove? Quello lì che hai trabbiato. Oh, dai. Oddio, ci serve un po'. Una volta lo facevano, ma ci stavano una settimana.
Ma perché c'è scritto Junior qui? No, no, perché perché Junior? Perché ci sono pochi cavalli. Ma dovrebbero scrivere ottobre, no giugno qui. Vabbè. Dipende, si vede che era giugno quando hanno scritto giugno. E quando è stato fabbricato allora? Sarà sì. Vabbè, dai che vado avanti che devo cercare un... Cosa devi cercare? Qualcuno che ha un macchinario per l'uva, perché Chong è andato via adesso e devo raccogliere... Boh, ha detto che andava in trasferta in Lapponia. Sarà andato a prendermi dei pezzi che avevo ordinato ancora anni fa. Comunque devo trovare qualcuno che ha una cantina per l'uva. Avevo sentito qui in giro ce n'era una. Adesso non infatti, mi ricordo dove. Deve essere in fondo qua da qualche parte, sulla zona industriale. Adesso faccio un salto, vedevo no, se trovo. Io mi ricordo che una volta il comune mi ha detto di andare lì per fare un sopralluogo che praticamente c'erano le cose fuori regola. Però poi siamo arrivati lì, era tutto a posto. Boh, vabbè, adesso vado a vedere adesso. Ciao! Mi raccomando, non metterti nei casini! No, no! Bene. Ciao Marco! Ciao! Ma aspetta la macchinina! Cosa ci fai lì sopra? Allora portiamo a casa la Trebbia e vediamo di trovare qualcuno che ha macchinario per la raccolta dell'uva. Buonasera Luana. Ciao Tombi. Hai sistemato qua le grondaie? No, ma perché io soffro di vertigini? Ma come? Mi hai detto di lasciarlo qua apposta. Ma io non vado alto lì. Beh, vuoi che vada io allora? Ma io dopo lo porto via. Sì, sei proprio un gentiluomo. Grazie, ma sai più o meno dove avevi qualcosa di istruito? Di qua era, quel lato qui. Più o meno qui. Aspetta che vado su e mi direzioni un attimo, Attento a non cadere. No, sono il mio lavoro. E antenna prende bene in casa della TV? È un po' male, però... Beh, insomma, lo sistemerai. È un po' è lì più o meno. Aspetta che vediamo. Infatti c'è qualcosa qua dentro questo pluviale. Cosa aspetta c'è che dentro? Vado dentro. Non so, c'è qualcosa di morbido, di molle. Oddio, cosa sarà? Un riccio? Eccolo. È un piccione. È un piccione, guarda. Aspetta è ancora vivo. È un fossile? No, no, è ancora vivo questo. Aspetta che lo lanciamo così prende il volo. Olè. Ma se volava non andava per terra? Insomma, avrà anche i muscoli L'hai ucciso adesso? No. Se ne moriva adesso, moriva dopo. E chi è che lo uccideva? La natura. Qualche gatto, qualche animale. Gatti? Sì, guarda, che sta bene. Muove anche. Sì, dai. Per me sono i nervi. Con la botta che ha preso. Si è tutto rintontito. Un po'. Guarda, lo portiamo di là della strada, lo mettiamo qua in mezzo al boschetto. In mezzo attento alla natura. Che non passa una macchina. Sì, così prende me e anche il colombo, il piccione. Poi mi tocca chiamare l'ambulanza. Bene, lascialo lì che si riprende in mezzo alla natura. Hai sete? Posso offrirti qualcosa? No, no, scappo che è ora d'aperitivo, farò con gli amici. Ok. Dove andate di bello? Al bar qua in fondo. Ma è pieno di vecchiotti lì? No, ma a quest'ora qua ci sono quei giovani. I vecchiotti ci sono a pranzo. Vanno a bere lì il caffè adesso, poi vanno a casa, perché sennò le mogli... No, sono già a casa a st'ora qua. Ora è minestrina, allora. Esatto. Posso portarlo via qua, il GCB? Sì, puoi portarlo via, così almeno ci metto la macchinina. Bene, dai. Ok, grazie mille intanto. Niente, è
foto, glielo mando a Marco. Ah beh, certo. Oh. È lui che fa sempre malanni. Bene. Ciao, Tommy. Ciao, grazie. Buona serata. Anche a lei, ciao ciao.